È appena terminato l'incontro con Matteo Renzi qui all'Oro Ciuffenna per presentare il suo libro Un'altra strada, tanti passaggi sulla politica nazionale, sull'attuale governo, un momento anche di autocritica per Matteo Renzi e poi insomma ovviamente un passaggio anche sulla vicenda giudiziaria che sta riguardando i suoi genitori. Noi siamo persone delle istituzioni e quindi se io ho un guazzabuglio di sentimenti dentro che non mi fa dormire la notte e che mi fa svegliare all'improvviso pensando che la mia mamma è privata della libertà personale, che è una cosa che mi sembra allucinante neanche in un sogno, in un film o in un racconto di Kafka, dall'altro c'è un sentimento chiaro: noi rispettiamo i giudici. Rispettare i giudici significa chiedere che si vada a sentenza, e chi di noi ha letto le carte dice facciamogli alla svelta questi processi. Se qualcuno pensa che io mi fermi di fronte a questo, non ha capito, sta sbagliando oggetto, sta sbagliando bersaglio. Mentre loro ci aggrediscono mediaticamente, con insulti e con quei toni di odio e di violenza verbale, noi andiamo nelle sede delle istituzioni a dire perché il decreto legge sul reddito di cittadinanza e sui prepensionamenti sta bloccando l'economia del paese, portando il PIL in negativo e la riduzione dei posti di lavoro. Questo governo, io ve lo dico qui all'Oro Ciuffenna, alle 4 di pomeriggio di una domenica, questo governo aumenta l'IVA, aspetta le europee e poi aumenta l'IVA, è scritto. Auguro a chi vince le primarie di non ricevere il trattamento che ho ricevuto io. Ho vinto due volte col 70% e mi hanno fatto la guerra gli stessi che avrebbero dovuto rispettare l'esito. Alla presentazione c'era anche Maria Elena Boschi, proprio in queste ore la notizia dell'archiviazione definitiva della posizione di Pierluigi Boschi nella vicenda di Banca Etruria. È stata archiviata, quindi è stato dimostrato nelle aule, diciamo, dei tribunali, non in televisione, la sua innocenza, quindi è una notizia positiva innanzitutto per lui, e credo che sia un monito anche per chi oggi continua a celebrare i processi sui social network, nei talk show televisivi, anziché affidarsi alla magistratura, perché come abbiamo visto con il tempo la verità viene fuori.